oggi, budino. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina reale. Virtuale ma reale. Sì, sì. Oggi un budino. Ma non il solito budino, ma un budino speciale, un budino vegan, un budino che piacerà anche alla nonna che è un budino risparmioso, si può usare come sì, petaloso. Sì, sì, l'abbiamo cambiato, quindi si può usare. Perché non ha latte? Non ha latte. Non ha panna. Non ha zucchero. Non ha zucchero, non ha addensanti, non ha farine, non ha niente, ha solo due ingredienti e due ingredienti naturali. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per il nostro buonissimo budino vegan al cioccolato per 3-4 persone. Tre loti di quelli mela, i cachi mela per intenderci, no? Qua si chiamano così, credo si chiamino anche vaniglia, non ne sono certa, però qui in Sicilia si chiamano cachi mela, non chiedetemi il perché, e tre o quattro cucchiai di cacao, a seconda che vogliate il sentore di cacao più o meno spinto. Cominciamo subito e cominciamo con il lavare perfettamente i loti, quindi mondiamoli molto molto bene. Io non butto via la buccia, ma la metterò a bagno in acqua e limone per fare poi le decorazioni finali per il mio budino, ma non è nella ricetta, nel senso non si mangiano, quindi voi se lo volete fare lo fate, altrimenti potete tranquillamente buttare via la buccia. In un mixer, io userò un blender, metterò tutto il mio cacao a piccoli quadretti per facilitarne il frullare in maniera proprio cremosa e sottile. E adesso andiamo a frullare. Se il vostro mixer non è abbastanza potente da frullare senza acqua gli ingredienti, aggiungete proprio un goccino d'acqua, quello che serve per far prendere alle lame la polpa della frutta. Stacco un attimo e dopo aver frullato aggiungo il cacao. Tutto. Nel mio caso erano ben 4 cucchiaioni e frullo. Il nostro composto è pronto per essere versato nelle terrine. Lasciate un pollice in su per chi come me quando fa i budini riempie tutte le coppette possibili e immaginabili e tutti i budini vengono di forme tutte differenti. Per me è un must. Sbrigatevi a fare questa operazione perché, come vedete, il budino riprende abbastanza in fretta. Pongo in frigo per un paio d'ore e il budino sarà pronto. Per dare una forma più carina, cucchiaio bagnato e massaggino. In frigo. E adesso non ci rimane che provare ad impiattare il nostro budino. Quindi prendo un piatto, lo centro e capovolgo. Non avendo una formina mobile, voilà, tiro via facendo un po' di leva. Guardate che sodo, bellissimo. Decoro a piacimento il mio budino e voilà, il mio budino è pronto per essere servito. Ve lo mostro più da vicino. E adesso però la prova assaggio, perché bello è bello, lucido è lucido, turgido è turgido.
Guardate, senza neanche un po' di addensante, sfrutta credo la pectina contenuta o gli amidi contenuti nel loto. Assaggio, buonissimo. È molto sodo, più sodo del budino normale, ma molto molto buono. Il mio non è dolcissimo perché non ho aggiunto zucchero, ma potete arricchirlo con sciroppo di vaniglia, un topping, oppure aggiungendo semplicemente dello zucchero all'impasto, viene lo stesso. Io l'ho voluto fare più healthy e quindi mi sono fermata così. Più dolci saranno i vostri loti, più dolci sarà il vostro budino, quindi sceglieteli belli maturi. Beh, ragazzi, che dire? Un cucchiaio tira l'altro, quindi vi devo salutare. Ci vediamo presto, subito dopo le foto. Ciao! Semplice, basta avere un caco mela, come si chiamano? Cachi, loti, mela. Basta che non dici un mela caco. No, 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 l'hai detto No, tu. questo non lo. Brava, l'hai detto tu No, e quindi basta. togli! No, lo lasciamo perché la gente è contenta di sentire queste volgarità da te, perché pensa che sono solamente io quello volgare, Io ti invece stavo anche tu sei raccomandando di non volgare. dirlo! No, questo è bello, invece lo dobbiamo tenere. E quindi se anche voi volete creare questo simpatico budino semplice che, come ripeto, piace anche alla nonna che non ha la dentiera, Ancora una fatelo nonna. perché ci vogliono veramente Quella 10 nonna ce l'ha minuti. la dentiera, se la nonna. Comunque ragazzi, bando alle dentiere, il budino è buono, sodo, fresco al palato e con un sapore di cioccolata veramente spiccato. Unica accortezza, scegliete loti molto molto maturi. Bene, andate a fare, il budino si fa in pochissimo. Io l'ho tenuto in frigo 2 ore, ma in mezz'ora era già pronto, eh. Buonissimo, naturalmente va consumato entro 5 ore perché poi la frutta inacidisce, Quindi è ovviamente. un budino espresso, Espresso. veloce e sicuramente sano. Basta quindi rompere i meloti e andatelo a preparare. Bene, noi ci ritroviamo sempre qua sulle vostre Sì, tavole. anche in edicola. Ciao, Ciao! arrivederci.